Allora, siamo qui in compagnia di Rinaldo Gasperi, presidente di AOPA Italia. Ma come vi è venuto in mente di fare questa cosa, VFR Meeting AOPA in un aeroporto? Ma come sempre è nato tutto con l'entusiasmo e con la simpatia di un incontro tra amici, i soliti amici ovviamente, e grazie al fatto che Rodolfo Biancorosso aveva ricevuto dal VFR Team il marchio VFR e quindi tutto ciò che ruotava attorno alle pubblicazioni editoriali di VFR, ci siamo detti: ma perché non rispolverare anche questo prestigioso VFR Meeting che ha alle spalle anni e anni di successi? E da questa folle proposta poi è nata tutta questa giornata splendida che stiamo facendo adesso. Ecco, avete pensato bene di organizzarla però in un aeroporto e aprendo però a tutti i mezzi volanti senza segregazioni, prima volta in assoluto a memoria. È stato difficile? Beh, come sempre devo dire che è stato complesso, anche perché questa folle idea ovviamente serve ad un futuro diverso, speriamo, perché abbiamo voluto dimostrare quello che peraltro già accade in moltissimi aeroporti minori sparsi qua e là per il territorio nazionale, cioè che è possibile rendere compatibili diverse tipologie di traffico, quindi come avviene anche in altri paesi all'estero dove non esiste il concetto di segregazione, se non negli aeroporti maggiori. Abbiamo voluto appunto sottolineare e rafforzare ancora di più il concetto che gli aeroporti minori devono essere aperti a tutte le tipologie di traffico, sia VDS che aviazione generale, sia VDS A anche avanzato e ovviamente VDS basico. Bene, ma dammi qualche info sulla giornata, numeri di aerei, partecipanti, espositori e programma della serata. Allora, attualmente siamo arrivati a circa 220-230 macchine in parcheggio. I movimenti sono stati molti di più perché tanta gente è venuta solamente a salutarci e poi è ripartita, quindi saremo sui 300 movimenti ancora e aspettiamo l'orario clou, che normalmente dovrebbe essere attorno alle 16 per la gente che si fermerà con noi questa sera. Una serata diversa, una serata divertente nella quale, oltre a consegnare i premi a tutti coloro che se li sono meritati, avremo anche uno spettacolo con due cabarettisti di Zelig, avremo la possibilità di vedere la partita sul maxi schermo che abbiamo predisposto per l'occasione, e al termine ci sarà sia musica live con un gruppo sia un DJ set che allieterà la nottata fino a quando le forze ci abbandoneranno. Nel frattempo chi è qui con noi durante il pomeriggio può gustarsi sia una passeggiata all'interno dell'area espositiva che è stata predisposta all'interno degli hangar qui dell'Aeroclub Pavullo, sia sul piazzale dove ci sono esposte numerose macchine. Alle mie spalle vedete uno splendido Cirrus, non sono solamente macchine di aviazione generale, ma abbiamo ospiti molti costruttori, tra cui, giusto per fare dei nomi, non so, la ICP piuttosto che la Scuola Italiana Volo di Graziano Mazzolari con i suoi galleggianti, con i suoi anfibi. Abbiamo il Dardo di Cheli, abbiamo un sacco di macchine, abbiamo il Risen, la macchina che ha fatto il record mondiale di velocità, insomma, diciamo che c'è di tutto per non annoiarsi. Chi vuole può anche andare in piscina e fare il corso di Water Egress Training, un corso per insegnare ad affrontare positivamente l'evento catastrofico della piantata motore in acqua con il capovolgimento dell'aeromobile. Contemporaneamente abbiamo anche un seminario, usiamo le parole corrette, sulla corretta utilizzazione dei motori serie 900 della Rotax, tenuto da Minare e Bartolini, che sono due autentici guru della materia.
Al professor Pascale è stato consegnato l'Oscar, che è un premio che ha una doppia valenza, perché Oscar era anche il nome di uno dei suoi famosi aeromobili progettati appunto da lui. Beh, non mi resta nient'altro che, come usa fare il mio amico Guido Meda, dirvi a Oppa c'è. Questo è un messaggio che vuole anche essere un invito a rimanere sempre stretti con noi, associandovi e condividendo lo spirito con cui noi lavoriamo tutti i giorni per mantenere la libertà del volo. Ciao!